Buongiorno ragazzi, come va? Spero tutto bene. Innanzitutto buona domenica e spero che possiate passare un giorno di tranquillità e insieme ai vostri cari. Detto questo, oggi siamo qui con un argomento abbastanza scottante e abbastanza importante da trattare. Vi è capitato di sentire magari dai vostri amici o stando sulla rete le seguenti frasi? E gli anime di adesso fanno tutti schifo, oppure non ci sono più gli anime barra manga barra light novel di una volta. A me parecchie volte, oggi sono qui per parlare appunto di questo argomento. Anche perché secondo me queste frasi decontestualizzate potrebbero trarre in inganno una persona meno esperta in questo settore. Questo perché ci sono vari motivi per negare queste affermazioni che ho detto e per farvi capire come il mercato di anime, manga e light novel sia più splendente che mai. Detto questo possiamo iniziare, ma prima di far ciò, ovviamente come sempre, via con la sigla. Non ci sono più gli anime di una volta. Quante volte ho sentito questa frase nell'ultimo anno, anno e mezzo? Questa frase cosa implica? Implica il fatto che moltissime persone credino che non ci sono più anime che raggiungano vette di qualità elevatissime che si potevano raggiungere magari con anime di 10-15 anni fa, o magari anche meno, come per esempio anime di 5 anni fa. Secondo me è un discorso sbagliato da fare, questo perché non è assolutamente vero che gli anime, i manga o le light novel di adesso fanno essenzialmente schifo o che sono di una minore qualità rispetto a quelli che c'erano anni fa, ma secondo me bisogna introdurre due punti fondamentali per questo mio discorso. Il primo è soprattutto il discorso nostalgia. Questo primo punto è molto importante. Cos'è l'effetto nostalgia? L'effetto nostalgia è un qualcosa che ci ricorda a noi qualcos'altro. Per esempio, quando noi vediamo Dragon Ball Z, veniamo presi da un senso di nostalgia che ci fa ricordare di quando lo guardavamo da piccoli e ci tornano alla mente tantissimi ricordi, come per esempio quando tornavi da scuola alle 2, ti fiondavi davanti alla televisione mentre mangiavi il tuo pranzo a vedere Dragon Ball. L'effetto nostalgia cosa implica? Implica il fatto che grazie ai nostri ricordi un prodotto lo vediamo di una maggiore qualità rispetto a quello che effettivamente è. Ed è per questo che molte persone schifano Dragon Ball Super rispetto a Dragon Ball GT. Scusate il cambio repentino di inquadratura e la telecamera traballante, ma mi sono scordato di dire una cosa importante durante il discorso tra Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, e quindi risulterebbe tagliato a metà, di conseguenza sto rattoppando il video. Stavo dicendo che Dragon Ball Super e Dragon Ball GT sono due opere di pari livello, che secondo me hanno errori entrambi e incongruenze con l'opera originale del creatore Yama, ma tuttavia moltissime persone vedono GT superiore a Super per il semplice fatto che, avendolo visto moltissimi anni fa e da bambini, lo elevano a un livello che non rappresenta Dragon Ball GT, perché secondo me Dragon Ball Super e Dragon Ball GT sono allo stesso livello, ma la gente li vede in modo distinto e separato perché appunto si fanno prendere dai ricordi della loro vita passata, che detto così sembra che sono morti e risorti, ma avete capito il discorso, considerando che avete visto anche il pezzo prima, vero? Un altro esempio che posso farvi è la trilogia di Spider-Man di Raimi, ovvero la prima, quella con Tobey Maguire. E so che molte persone vanno a levare appunto lo Spider-Man di Raimi perché è bello e perché l'hanno visto anni e anni fa, legati appunto a un fattore nostalgia. Fatti questi due esempi avrete capito di cosa si tratta il fattore nostalgia. Consiste nel amplificare un qualcosa che effettivamente ha una sua qualità, ma che può essere elevato troppo in alto perché non l'abbiamo visto quando eravamo in tenera età e perché siamo nostalgici di una determinata cosa. Questa è una cosa sbagliata perché, parlando della qualità effettiva di un determinato prodotto, bisognerebbe essere oggettivi. So che sembra un discorso abbastanza complicato, magari l'ho reso complicato io facendo troppi esempi, ma spero possiate aver capito quello di cui stavo parlando. Il secondo punto che dobbiamo introdurre è il mercato. Rispetto a 15-20 anni fa, sia in Italia che in Giappone sono presenti tantissime opere. Ora, è normale che in un mercato così ampio ci siano delle opere che ormai siano simili tra loro, questo perché quando un determinato genere riesce ad avere un buon numero di vendite, molte persone, molti altri autori cercano di emularlo per ottenere lo stesso risultato. Anni fa questo problema era molto minore, se volete chiamarlo problema, e l'emulazione e le opere erano molto minori, di conseguenza arrivavano in Italia e in Giappone dei prodotti che erano molto più originali e con una qualità superiore. Questo non implica il fatto che non vi siano opere originali e che meritano di essere lette, perché ci sono tuttora delle opere che possono essere considerate dei capolavori che sono iniziate magari 2-3 anni fa, come per esempio Promised Neverland. E non è assolutamente vero che di manga, light novel o anime decenti non ce ne sono più da anni. È anche normale che in un mercato ormai così ampio, pieno di opere, si possano trovare appunto delle cose o scene come per esempio Okasan Online. Io non so se lo state vedendo, un anime stagionale appunto estivo, ed è veramente la fine del mondo per quanto è brutto. È bruttissimo, ragazzi. Non guardate Okasan Online perché è pieno di cliché, fa schifo, non ha assolutamente una trama e la madre mi sa talmente tanto sui coglioni che prenderei lo schermo e lo lancerei giù dalla finestra. Però se volete incazzarvi e volete anche cagare, è l'anime migliore che fa per voi di questa stagione perché è assolutamente osceno. Ora che vi ho elencato i due punti fondamentali del mio discorso, ovvero il fattore nostalgia e il fattore del mercato ampio, mettiamoli insieme e viene fuori quello di cui parlavo a inizio video, ovvero quelle persone che dicono che non ci sono più gli anime di una volta o che quelli di adesso fanno cagare.
Questo essenzialmente è dovuto al fatto che magari le persone che sono esperte di questo ambito, ovvero anime, manga, light novel, che ne hanno visti o letti davvero tanti, a un certo punto della loro vita possano stufarsi di quest'ultime. Perché? Perché ne hanno viste e lette davvero tante e incominciano a sembrargli tutte uguali. Questo, come detto prima, è dovuto anche al fatto del mercato che è in espansione e moltissimi autori cercano di copiare le idee degli altri per cercare di avere successo come appunto quelli da cui hanno preso ispirazione per una determinata opera. È normale che una persona a un certo punto, soprattutto se guarda sempre lo stesso genere di anime, come possono essere per esempio gli anime isekai o gli slice of life, a un certo punto possa trovarsi in una situazione in cui dice basta, sono tutti uguali, quelli che fanno adesso fanno schifo e quelli che facevano in passato erano migliori. Questo perché, come ho detto prima, effetto nostalgia e perché con il mercato di adesso tutti cercano di copiare tutti. Che non è essenzialmente una cattiva cosa, perché se un determinato tipo di opera vende, non vedo perché un qualcuno non possa cercare ispirazione per cercare di avere successo anche lui. È una cosa abbastanza giusta che tende a mandare avanti il mercato di un determinato tipo di opere, come per esempio gli isekai, ci avete fatto caso, sono spuntati tutti dopo Sao, perché Sao ha avuto successo e appunto tutti hanno cercato di emulare la storia degli isekai per cercare di avere successo anche loro, con alcuni risultati abbastanza discutibili, come per esempio detto appunto Kasan Online e altre opere che non sto a citare perché non voglio una shitstorm nei commenti da parte dei fan di determinati anime. Come si risolve questo problema? Che poi essenzialmente non è un problema, perché si tratta di opinioni, che sono io per andare incontro alla vostra opinione. Sto cercando solamente di farvi capire che la situazione adesso del mercato e delle persone non è la stessa che c'era magari 20 anni fa. Ma come possiamo risolvere questo problema? Cercando di aprire la nostra mentalità, non facendoci prendere dalla nostalgia che ci pervade nei ricordi quando guardiamo una determinata cosa, e cercando di vedere gli anime con occhi diversi rispetto a quanto magari li vedevamo anni fa. Anche perché ormai siamo cresciuti e non siamo più bambini, la nostalgia, secondo me, è un qualcosa che ci pregiudica dal poter vedere moltissime altre opere, magari simili a un'altra che abbiamo visto. Cercate di aprire la vostra mentalità e cercate di guardare tantissimi altri anime, o leggere manga o light novel, con una mentalità appunto diversa. Perché ci sono tantissimi capolavori in giro, sta a voi trovarli. Quindi, aprite i vostri orizzonti, solo quelli ovviamente, non guardate Boku no Pico perché sennò vomitate. E il discorso con questa perla di saggezza, o pirla di saggezza, non sa più pirla di saggezza, è finito, perché ho detto tutto quello che dovevo dire su questo discorso. Ricapitolando in tre frasi, gli anime, i manga, le light novel belli ci sono, c'è un mercato più ampio e dobbiamo spulciare di più per trovare un qualcosa di valido. Questo è il succo del discorso, gli anime non stanno morendo, gli anime non sono calati in termini qualitativi, anzi secondo me ci sono molto più anime qualitativi adesso rispetto a quelli che c'erano in passato, di conseguenza sta a noi spulciare il catalogo e trovare quelli più adatti a noi. Detto questo, questo video si conclude qui, io spero vi sia piaciuto, spero possiate apprezzare il mio discorso, ci ho messo davvero anima e corpo in questo video, e spero che la gente che guarda questo video possa aver capito il mio discorso. Detto questo, come ho detto prima, il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e condividere il video con i vostri amici. Ah, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del mio discorso, fatemi sapere voi cosa ne pensato della situazione anime, manga, light novel recente. Detto questo, passate per i miei social, perché su Instagram e Facebook pubblico numerosi aggiornamenti per quanto riguarda il canale, e intanto ci sono le campane. A proposito di campane, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità del canale, e noi ci vediamo martedì in un prossimo video. Bella ragazzi!